2.0 e in questo video oggi farò vedere come andare a realizzare, insertiamo perlomeno una parte, insertiamo dell'Amerigo Vespucci e poi andare a montare i pennoni. E quindi, sigla! Eccoci tornati, appunto, prima della sigla, oggi farò vedere come andare a realizzare una parte del sartiame, o per dirle così in gergo un po' particolare, le classiche scalette di corde che ci sono in quasi tutti i verrieri, e poi andare a fissare in maniera definitiva i pennoni. Con questo procedimento già ci avviamo agli ultimi passi per completare l'intero modello. Ma appunto adesso concentriamoci sul fulcro di questo video, cioè le scalette di corde dell'Amerigo Vespucci. Qui in alto a destra o a sinistra state vedendo sicuramente un video più ravvicinato delle scalette. Realizzarle non è tanto complicato, bisogna perderci soltanto un po' di tempo perché bisogna annodare i fili uno a uno. Poi se avete un macchinario, che io vi lascerò il nome qui in descrizione, vi verrà ancora più facile perché le potete realizzare direttamente e poi fissarle. Detto questo, vi lascio al video. Ok, cominciamo con andare a realizzare delle piattine in rame per poi andare a tenere appunto i ritatoi ben tesi insieme a sartiame. Dobbiamo andare a tagliare dal foglio di rame delle striscette di almeno 3 mm. In questo caso io con una penna rossa, ma anche con una semplice matita che segna benissimo sul rame, possiamo andare a segnare i punti che ci servono. Poi con una squadretta, con un pezzo di legno bello dritto, vado a segnare appunto una riga dritta. Con la forbice utilizzata anche negli altri video, quella che ha la rama rovinata, vado appunto a tagliare la striscetta che mi serve. Durante il taglio, non essendo appunto un tagliametallo apposito, va a piegare leggermente la striscetta, ma adesso vediamo appunto come andarla a raddrizzare. Quindi una volta tagliata la striscetta facciamone altro, perché dobbiamo farne un bel po'. Per raddrizzarla prendiamo un pezzo di legno di almeno un centimetro di spessore, lo mettiamo sopra e con il martello diamo qualche colpo che ci darà appunto a raddrizzare la fascetta. Basterà veramente qualche colpicino ben piazzato per rendere il tutto liscio e dritto. Ora non ci resta altro che andare a tagliare il tutto della giusta misura. Io ho un piccolo pezzo già pitturato che mi fungerà da dima per andare a realizzare gli altri. Quindi segno, vado a tagliare il tutto ovviamente, e vi consiglio all'estremità di fare una parte arrotondata. Quella sarà appunto la fine, che poi sarà soltanto decorativa. Per fare i fori con un cacciavite o un puntaruolo vado a dare qualche colpo che mi fa una specie di invito per la punta. La punta è di un millimetro, vado a forare semplicemente perché il rame è veramente sottile e la punta passa tranquillamente. Quindi appunto continuiamo a forare, dobbiamo fare ovviamente questo procedimento per tutte le fascette che poi andranno a sostenere gli ritatoi. Una volta dipinti con un colore oro ricco vado appunto a fissarli. In questo caso devono essere distanti l'uno dall'altro all'incirca 3-4 mm. Ovviamente io ho già segnato, come si vede bene nel colore, i punti dove devo andare a fissare i vari componenti. Con i chiodi da 10 mm, ovviamente senza testa, adatti per il modellismo, vado a fissarli nello scafo. Utilizzo un martelletto molto piccolo che mi darà dei colpi al chiodo senza appunto farmi male alle dita. Quindi proseguiamo ovviamente per fissare gli altri, in questo caso davanti ce ne vanno ben 6 come dietro, a differenza del centro che ce ne vanno ben 7. Una volta fissati ovviamente in questo caso solo 4 per dimostrazione, vado a fissare gli aritatoi. Per andarli a fissare è molto semplice, ho gli anellini di ottone che se non ce li avete li potete fare voi con una pinza a punte tonde, lo allargo leggermente e vado appunto a filare l'aritatoio. Dopodiché prendo una pinza a punte tonde, la stessa utilizzata per creare l'anellino, e una pinza a punte lunghe normali. Vado a tenere un'estremità e con la pinza a punte tonde vado a richiudere la parte allargata. In questo caso si richiuderà in maniera circolare perfetta e non si danneggerà l'estetica dell'anello. Ovviamente dobbiamo metterne un bel po', come vedete già alcune scalette sono fatte, adesso vi faccio vedere appunto come realizzare in questo caso quella posteriore, ma il procedimento è uguale per tutti. Andiamo a fare prima un primo nodo e poi un secondo nodo, che appunto ci garantirà un fissaggio permanente e duraturo. Facciamo appunto un secondo nodo, in questo caso non vi spaventate di lasciare un po' di eccesso perché poi tanto dopo lo andremo comunque a tagliare. Prendiamo le misure del filo che dobbiamo andare appunto a fissare, lo andiamo a tagliare a un'estremità e adesso lo possiamo inserire all'anellino che è incollato appunto nell'albero.
Se abbiamo delle difficoltà a maneggiare le tettoie con le dita perché magari gli spazi sono davvero molto piccoli, utilizziamo la pinza a punte lunghe o anche quella a punte tonde. Comunque sia, io l'ho già raddrizzato e vado a fissare il filo. Anche qui dobbiamo andare a fare ben due nodi. Io vi do un consiglio, appunto, qui date un bel po' di eccesso in più al filo perché dobbiamo andare a tirarlo in modo da renderlo appunto più teso e più tirato rispetto magari a una parte che deve essere un po' più molla, diciamo. Essendo molto più tirati ci aiuteranno molto poi dopo andare a fissare appunto i gradini orizzontali, questo perché non andranno a muoversi restando ben fermi nella loro posizione. Ovviamente lo stesso procedimento va fatto fino a quando non si completa questa scaletta e ovviamente anche le altre. Infatti, come state vedendo, sto andando a rifare lo stesso procedimento, in pratica prima un primo nodo, poi un secondo e poi ovviamente fino a fissarlo nella parte superiore dell'albero. Io non lo sto facendo, ma voi potete utilizzare anche delle semplici pinzette per aiutarvi appunto a fare i nodi. Una volta fatti tutti i nodi e tagliate le estremità, possiamo andare a mettere qualche goccino di colla che bloccherà e indurirà il nodo. Una volta che l'attacco sia asciugata, possiamo andare a mettere appunto i gradini del nostro sartiame. Prendo uno spezzone di filo che ho già tagliato, lo annodo al primo filo e poi ovviamente al secondo. Perfetto. Ok, ovviamente in questo caso viene meglio con le pinzette, ma io riesco a farlo tranquillamente con le dita senza appunto piegare i fili. Ok, continuiamo appunto a fare i nodi. Come vedete, i fili, essendo ben tesi, non si piegano durante la lavorazione. Questo appunto ci garantisce di fare i nodi più sicuri e ovviamente in maniera più tranquilla. Come vedete, man mano che faccio i nodi tendo e vado a sistemare i vari fili, perché può capitare che il nodo viene leggermente più stretto e lo va a tirare. In questo caso con le dita, tirandolo leggermente, lo vado ad raddrizzare e farlo tornare appunto alla posizione ovviamente originale. Perfetto. Ovviamente, come detto anche all'inizio, esiste uno strumento che ci permette di fare questo procedimento e poi fissarli in maniera successiva appunto dopo. Ma a me sinceramente viene meglio farli in questo modo perché so già le misure ben precise e non rischio appunto di sprecare filo in più. Arrivato all'ultimo nodo che appunto abbiamo meno filo, vado ad utilizzare la pinzetta, in questo caso una pinzetta con punte molto fini che mi permette di infilarla in quei spazietti, in quei nodi magari dove c'è poco spazio. Ecco appunto la parte orizzontale già quasi completata. Ovviamente questo procedimento dobbiamo farlo fino a quando la scaletta non è completa. Con un qualche goccia di attack induriamo i nodi. Lo stesso procedimento, ma un pochettino diverso, va fatto poi all'estremità dell'albero, appunto proprio alla parte finale, quella dove sì, ci sono delle corde verticali che vanno verso l'alto, ma non ci sono i gradini orizzontali. Infatti in questo caso funge soltanto da decorazione e appunto da abbellimento del nostro modello. Quindi vado prima a fare ovviamente i nodi, poi vado a prendere le giuste misure e poi ovviamente a fissarli alla parte superiore. Anche qui il filo l'ho tagliato un po' più corto e vado ad aiutarmi con delle pinze per fare ovviamente tutti i vari nodi. Perfetto. Una volta fatti tutti i nodi e tirati bene i fili, teniamo le due estremità per non farle incollare e con una goccia di attack fissiamo e facciamo indurire i vari nodi. Tagliamo ovviamente l'eccesso, che in questo caso a noi non ci serve, e facciamo lo stesso procedimento per tutti gli alberi. Una volta fatto questo procedimento per gli alberi, non ci resta che completare ulteriormente la decorazione del ponte dell'Amerigo Vespucci, andando appunto a mettere una delle tre ancore che si trovano nella parte anteriore del modello. In questo caso con due pezzi di catenina nera vado a reggerla, diciamo, e poi ad incollarla con un po' di attack. Non ci resta altro appunto che mettere adesso i pennoni. In questo caso vedete, guardo verso il basso perché ho una foto nel telefono che mi fa vedere i punti giusti dove fissare il tutto. Quindi vedo e individuo il punto in cui devo fare il foro e vado a forare appunto nella parte centrale dell'albero. Leggermente oscillo il trapano per far allargare leggermente, ma veramente di poco, il foro, in modo di far entrare il pennone senza avere troppi ostacoli. Mettiamo adesso una goccia di attack nell'asta del pennone. Questo appunto ci permetterà di farlo incollare al foro senza mettere attack eccessiva che possa gocciolare e rovinare appunto l'albero
dove stanno appunto fissando il pennone. Prima che l'attack si asciuga mi metto dietro davanti alla nave con un pochettino l'occhio attento, cerco di stemmare il pennone il più preciso possibile. In tutti i casi mi posso evitare comunque con una squadra o con una livella per metterlo perfettamente dritto. Ovviamente lo stesso procedimento va ripetuto per tutti gli altri pennoni. Ovviamente man mano che avanziamo verso l'alto ci verrà molto meglio mettere gli altri più dritti, perché una volta che abbiamo un punto di inizio più basso possiamo procedere con quelli più in alto. Anche qui mi metto dietro per controllare se il pennone è bello dritto, facendo anche il confronto con quelli messi negli alberi posteriori. Una volta che il risultato appunto mi piace e mi rende soddisfatto, aspetto che l'attacco si asciughi. Mettiamo l'ultimo pennone e ovviamente mettiamo qualche altra goccia di colla nella parte esterna in tutti i pennoni. Questo ci garantirà appunto il fissaggio ancora più duraturo e permanente. Questo è il lavoro completato. E quindi il video finisce qua. Come avete visto e come detto anche prima del video, fare questi procedimenti non è nulla di complicato. Per l'appunto, l'unica cosa che ci porterà via un bel po' di tempo sarà realizzare la scaletta 1-1. Anche perché considerate che dobbiamo annotare e realizzare un bel po' di nodi, visto che dobbiamo andare a realizzare almeno 6 e altre 6, ci sono 12 scalette di corda, che poi quelle di sopra sono più piccole, quindi andremo a risparmiare un po' più di tempo. Il macchinario che vi ho detto, ora sicuramente metterò qui in immagine, qui in alto a destra e a sinistra, vi aiuterà molto in questi procedimenti perché vi permette di realizzare le scalette di corde già appunto della misura che vi serve, poi basta che tagliate i fili e le andate a fissare nel vostro modello. Parliamo invece adesso dei pennoni. Con l'aggiunta dei pennoni vediamo gli alberi prendere il 100% della loro forma, infatti in effetti gli alberi sono già così completati e finiti. Ovviamente nei prossimi video vedremo come andare a realizzare le vele e poi fare i vari passaggi di corde e possibili catene da decorazione. E quindi che dire, io mi ritengo davvero soddisfatto del lavoro che è venuto fuori e quindi io spero che il video vi sia piaciuto. Nei commenti sempre con un'informazione, in descrizione trovate anche tutti i materiali utilizzati in questo video e il nome dell'accessorio che vi ho detto prima. Quindi io spero che il video appunto vi sia piaciuto, iscrivetevi al caso non l'avete fatto, lasciate un mi piace, attivate la campanellina delle notifiche per ricevere tutte le notifiche di tutti i video che escono tutti mercoledì alle 11. E quindi ciao!